Hello everybody, this is ADB95 and I'm with XBY94. Hello everyone. So we're commentating this one in Italian, but don't worry, there will be subtitles available. But without further ado, we're switching back to our native language and run the intro again. E quindi buonasera signori e signori, benvenuti alla partita tra Fab Dezen e Jax, nome non proprio italianissimo ma da parte di entrambi, dire vero. Ma questo è il primo derby italiano della serie cadetta della Grand League yes. E sono qui con ADB95, che per il momento, per questa volta, guarda, si sì, puoi dire ADB95 preferisco. Guarda, per la cronaca anche i commentatori non sono proprio italianissimi al 90%, al 100%, no? È tutto un po' un ibrido, però la partita siamo sicuri darà spettacolo. Non sarà ibrida e in via del tutto eccezionale faremo questo primo commento completamente in italiano. L'ultima volta che fu fatta una cosa del genere fu nella mia partita contro Mascettino. Due anni fa, la prima stagione della Dead League, diciamo, della House of War League vera e propria. E niente, oggi iniziamo con l'ultima missione 25, riadattata per il multiplayer grazie ai nostri potenti mezzi. Abbiamo qua la formazione a schermo di Fab Dezen, nonché padrino in qualche modo già da Barese, padrino non può che essere un ottimo appellativo per lui, di questa competizione. Yes. E parte con un granatiere, para, medico e in doppio ingegnere. Qualche commento tecnico, Angelo? Molto molto standard, diciamo che la formazione è una formazione di base proprio. Va bene, e non ho messo di nuovo non ho messo in focus il gioco. E quindi qua torniamo andiamo verso la formazione di Jax, il nuovo entrato un po' al volo, storia abbastanza peculiare quella del giocatore. Ti ricordi l'origine di Jax, da dove viene? Credo sia romagnolo. Romagnolo anche lui, molto bene, molto bene. Allora avremo occasione per condividere una piadina un giorno. Va bene. Invece lui parte un pochino più spinto, con il classico medico granatiere, preferendo medico per primo, ingegnere, para ingegnere, e para slitta leggermente più in basso rispetto a Fab, che lo preferisce. Sì, come informazioni speculari, sono gli stessi maiali, soltanto in ordine diverso, quindi penso che vedremo un po' più o meno lo stesso game plan, mettiamola così. Va bene, e quindi diamo il via alle danze. Bando alle ciance, fuori gli arancini. Esatto. Sì, allora, Fab, che è abituata all'inglese, questa era brutta. Fab arriva con 3 vittorie su 3 a questa partita, l'ultima partita della sua Grand League, circa un ultimo punto che gli serve per passare il turno, mentre Jax arriva anche lui da imbattuto, ma in modo completamente diverso. Ha sostituito all'ultimo minuto Raging Looney, giocatore inglese che è dovuto ritirarsi per motivi personali, e ha giocato solo una partita finora, vincendola però 2-0. Contro Crypto, ok. Fab qui ha, diciamo, la prima palla della partita, inizia con il granatiere. Sì, diciamo, ricordiamo che chi inizia per primo è casuale nel primo game. Poi nel secondo bisognerà andare al contrario e nel terzo eventuale game si va di nuovo a caso. Indeed, come si direbbe in questi casi, purtroppo non... Sì, quello non il problema maggiore è questo, che siamo abituati 2 anni a commentare in inglese, quindi adesso siamo un po'... Sì, no, più che altro il mio problema è che... Sai, di intercalare di opzioni ho Indeed in inglese e poi non posso dire l'altra in italiano perché i romagnoli collegano una frase all'altra tramite, sì, vabbè, tramite blasfemia, capito. Quindi ci siamo capiti. Intanto Fab ha cominciato con una gran bella granata multipla che, se non sbaglio, ha fatto più di 100. Sì, anche un po' di danni acquatici. Ricordiamo che nella missione 25 l'acqua è tutta velenosa, perciò mossa di cura particolarmente adeguata. Utile, sì. Anche se qua la cosa interessante di questa mappa è che ci sono, 8 pozzanghere tutte avvelenate. L'acqua avvelenata c'è soltanto in Ice Floor, l'altra mappa.
E qui andiamo e con quindi... il classico medico su medico che... in gergo chiamiamo MoMA, cioè MoMA. Medico Medic Action. E quindi qua in italiano chiameremo medico azione del medico su medico, quindi... una cosa tra medici. Ok, fermiamoci qua perché qua se no va a finire male. È una cosa molto all'italiana, mi piace come frase. Però stavo pensando a qualcosa tipo musa o... Andiamo, Fab va col suo parà e prova subito a tirare fuori il granatiere e lo lascia con 11. Stavo per dire rischia, qua rischia due volte. Prima rischia con il jetpack di ucciderlo perché quando si muore nell'acqua avvelenata il maiale esplodendo ha un grosso raggio, quindi poteva involontariamente finire il suo stesso turno. E rischia due volte perché per lasciarlo a 10 per fargli saltare il turno poteva avvelenarsi da solo e non riesce a tirare il bazooka alla fine. Però ciò nonostante guadagna subito un turno. Sì, sappiamo che il guadagnare turni è molto di particolare valore e infatti va a compensare il tranquillante subito. Sì, va a compensare sia l'immobilizzatore subito che il turno in cui Fab non ha tirato quel bazooka. Niente, qui un piccolo spike di lag, spero che i giocatori non l'abbiano sentito. No, sembra che Jax vada abbastanza spedito. Dicevo che stavo per dire che quel para comunque si è messo in una posizione molto molto comoda perché è difficile attaccarlo onestamente. Vediamo se Jax ha studiato shrapnelologia. Sì, sembra che i maiali di Fab siano tutti più o meno in alto, cioè un paio sono più o meno in alto, quindi difficili da colpire per Jax. Un po' sfortunato con gli spawn, questa non sembrava male di Shrapnel, però prende solo peccato, peccato, peccato. Sento... addirittura due apprendisti di Fab sono in alto. Sì, probabilmente è un set di spawn molto favorevoli per il giocatore in azzurro, poi ovviamente è bravo anche lui a mantenere questo vantaggio. Sì, anche a metterci se lì con il para. Adesso ne ha un altro in più che comunque è comodo averlo là sopra. Comunicazione tecnica: per caso ogni tanto ti capita di colpire il microfono? Potrebbe essere. Ok, perché sto sentendo almeno però tranquillo lì. No, in realtà non sono sicuro che sia quello. Vabbè, ad ogni noto io anche spesso nelle mie stesse registrazioni che ci sono c'è un suono che sembra che io colpisca il microfono, però sembra qualcuno non... Hai ad esempio quelle specie di palloni gonfiati ad aria? Sì, che sì, tipo, sì, sì, no, ma qualcuno detto, l'ho sentito anche nelle mie stesse. Esatto, ma è proprio quel rumore distinto di quel compagno di classe un po' testa di minchia che ti prende con quei palloni lì da dietro e boom, ti dà una schermentata e quindi sembra un po' il rumore di quella palla lì. C'è un leggero vantaggio di Fab fino a questo momento. Vedo un po' più di danni fatti dalla squadra celeste. Certo, però la partita è ancora ampiamente aperta. Comunque ci sono quelle situazioni di vantaggio a favore di Fab, direi decisamente al momento. Perché qua si vede tutta la differenza tra Grand League e Main League o League principale, come la chiamo io. Cioè che nonostante un movimento non proprio ottimizzato, Jax è riuscito a tirare tutti e tre i suoi jetpack. E con un po' di fortuna potrebbe anche far saltare il turno a questo granatiere. Invece no. Non è proprio andata. E qua adesso Fab è ora che scende dal suo altopiano. Meno che non voglio optare per la pennellata, come la chiamiamo noi in gergo. Sì, che sarebbe la shrapnel per chi non lo sapesse. Dobbiamo sempre... siccome magari ormai abbiamo creato partita un nostro verrà... gergo, quindi sì, dobbiamo sì, spiegarlo. Sì. Esatto. Sono d'accordo che vada un pochino approfondito. Però facciamo anche un passo ulteriore indietro. Cioè, se qualcuno dovesse per caso riprendere questa partita in lingua italiana e dovesse saperne veramente poca... Tra 40 anni arriverà. La granata shrapnel, ora come ora, quindi siamo alla terza stagione competitiva di Heroes of War, diciamo, terzo anno. Sì. Ok. Con l'ultima stagione ha preso una particolare importanza in quanto si è scoperto il modo per essere consistenti fare grossi fare danni, sì, dai 50 ai 70 e quindi è sfortunato Fab con questa TNT. Il rimbalzo di Sushi non è andato proprio come voleva. Però il maiale è già qui, attenzione perché c'è un
un piccolino errore di posizionamento di Fab. Credo che questi due apprendisti abbiano entrambi appena avuto il loro turno. Nijax poteva approfittarne, magari metterli vicini per colpire entrambi, ma giustamente sa che Fab giustamente sa che il prossimo maiale di Fab è il granatiere, quindi dico io col senno di poi, mossa giusta. Lo manda a casa. Giustamente lo uccide, però bastava usare una doppietta. O anche un pugno poteva starci, magari facendogli saltare il turno. Sarebbe stato rischioso. Però il rischio che poteva valere la candela. Cioè, sì, nel senso... anche perché era il prossimo, ricordo questo. Sì, e poi soprattutto... però col fatto che quel maiale lì che ha avuto turno aveva 27 avvelenato, forse non ne valeva la pena prendere il rischio. Sì. Perché poi ti muore il maiale. Scelta interessante sul 27, che sarebbe un ottimo maiale da provare a far... provare a fargli perdere il turno. Va col bazooka e lo fa fuori. Probabilmente è come dire... consapevole della sua situazione di parziale vantaggio al momento. E quindi... decide di chiudere questa uccisione secondo me anche la mancanza di un obiettivo migliore da prendere. Effettivamente sì, sta tenendo questa strategia nel quale preferisce mantenere gli alti piani, l'alto piano, almeno fino a quando Jackson non avrà perso gli ingegneri. Poi immagino che non abbia più veri e propri motivi per rimanere su, specialmente considerando che poi due dei suoi maiali sono ingegneri effettivamente suoi. Qua, se non ho visto male, interessante turno di Jax, che poteva andare a fare cura più immobilizzatore, ma tutti e tre i suoi maiali rimasti erano a vita piena, quindi vero, forse è per questo allora che Fab si è preso cura di quel 27 avvelenato, perché sapeva che il medico era il prossimo. No, abbiamo detto che sarebbe stato il suo turno e sarebbe morto istantaneamente. No, per evitare la cura comunque. Ah, però se lo uccidi, muore lo stesso. Sarebbe stato il turno del tipo... No, non sarebbe stato il turno del maiale avvelenato, quindi tutto bene. No, era... Però ha comunque evitato la cura del medico al turno successivo. Sì, quello è vero. È vero. Questo è il tipo di ragionamenti che ti ritrovi a fare quando prendi poi questo gioco in stile più competitivo. Sì. È abbastanza incredibile, lo dico abbastanza spesso, che questo gioco di ormai più di 20 anni fa abbia una profondità dal punto di vista del gameplay, se si prova a giocarlo in competitivo. Anche grazie al fatto che comunque noi della community prendiamo anche un pochino di merito qua, abbiamo messo dei boundary e delle regole per cui questo tipo di profondità è possibile, nel senso... Per chi magari non lo sapesse, ad esempio ogni squadra, ogni giocatore gli è consigliato di portare al massimo un medico e un granatiere. E due para e due apprendisti. Due para. Ti fermo solo un attimo per dirti che Fab ha portato a casa questa TNT, che ha avvelenato il para, gli ha tolto anche un bel po' di salute, ma guarda un po' cosa viene in aiuto di questo povero Feng Shui. Una bella cassa da 50. Già. Purtroppo i drop sono fondamentali da studiare. Sì. Però bisogna anche considerare che se c'è un drop a favore del turno di Jax, ci sarà a breve anche un drop a favore del turno di Fab, se non ricordo male come funziona questa mappa. Sì, diciamo che nelle poche partite che sono capitate su questa mappa, a volte il secondo drop non fa in tempo a venire giù. Perché la partita finisce prima. Qui spreca una buona opportunità con il bazooka. Jax, magari un po' di input lag. E niente, come dicevamo prima, si è limitati a due para e due ingegneri. Quali sono le restrizioni più importanti, diciamo. E inoltre il medico può curare soltanto una volta per turno, perché per qualche motivo gli è stato dato gli è stata data una cura infinita nel multiplayer, che vorrebbe dire che uno in teoria potrebbe curarsi tutta la squadra in un turno. Ed essendo poi nella diciamo lega cadetta, al momento il timer è impostato su 45 secondi, ma nella diciamo lega, nella serie principale. A, chiamiamola così, la lega principale, il timer è impostato a 30 secondi, il che risolverebbe parzialmente il problema del medico, ma comunque si è stato stabilito che c'è un utilizzo per turno.
In realtà, secondo me, risolve nei problemi e ne crea di altri. Nel senso che le mappe diventano un po' tutte più banali, perché sono, con quei 15 secondi in più, sono quasi tutte facilmente traversabili in un tour. Quindi viene un po' meno la specificità della mappa. Cioè, un po' sì, la perde. Però, secondo me, la differenza principale è che la powerhouse, diciamo, diventa il parà più che l'altro. Quello classe. È vero, perché il parà è una classe molto versatile, ha questi jetpack che sono utili per molti motivi. E poi ha il bazooka, che è comunque un'arma migliore del lanciagranate. È un po' come la mina, nel senso, lo vedo molto come la mina, con la capacità di infliggere quei 20 danni senza chiudere. Anche meglio della mina, perché la mina ne puoi usare solo una, massimo due, finendo il tuo turno. Il jetpack sono infiniti, puoi fare altro dopo. Sono, diciamo, circoscritti al numero di jetpack che possiedi. Esatto, esatto. Infatti, certe mappe, tipo Root Canal, vanno a avere quantitativi di jetpack tirati in faccia all'avversario, che vanno un po' sul ridicolo, da. Interessante questa idea di Jax, prova a colpire entrambi, perché quel parà, giustamente una buona mossa di Fab, l'ha messo 5 di salute avvelenato, che vuol dire che quando sarà il suo prossimo turno Jax salterebbe il suo turno, e Jax sta provando a colpire entrambi con una TNT. Ricordiamo che probabilmente quella, una delle cose che noti guardando questa seconda edizione della Gantt in particolare, è che riesce a performare un pochino meglio chi abbandona quella paura di fare male al proprio maiale. Sì, quello è stato detto anche qualche altra volta. Quello è un salto dal punto di vista mentale che non tutti riescono a fare, cioè quello di sapere che, ok, quel maiale mi fa solo danni, devo farlo fuori, anche se è della mia squadra. Jax qua lo vedo un po'... non so se questo andrà bene. E lo fa. Mi sorprende con un triplo colpo. Si è ritrovato di nuovo nella stessa situazione, cioè non aveva nessuno da curare, perché è rimasto soltanto con due maiali. I due maiali sono full vita. Esatto. O medico. Meglio, uno è full vita, l'altro è il medico, quindi non avrebbe potuto full vita curarlo da solo. Anche il medico è full vita. Sì, però comunque non si sarebbe potuto curare da solo. No, infatti. Purtroppo questa Rifle Burst, purtroppo, lo ha distanziato anche il medico sufficientemente perché non gli faccia un po' da scudo. Anche se, per come la vedo io, il medico di Jax è un po' poco utile al momento, perché sì, ok, il 45 può succedere, ma non è proprio garantito. No, ha finito i suoi immobilizzatori, quindi Jax, per avere una possibilità di ribaltare la partita, deve ammazzare il medico di Fab adesso. Sì, è decisamente il momento giusto, anche perché poi, diciamo, credo che sia il prossimo, tra l'altro. Se non succede adesso la cosa, è garantito che Fab vince, perché ha poi tre bei mobilizzatori che, esatto, non glieli leva nessuno, diciamo. Comincia a formarsi la situazione contraria, nel quale è l'altro medico a tirare gli immobilizzatori. Ed ha una sola TNT rimasta, ma l'importanza di questa kill, secondo me, giustifica il fatto di usarla adesso. Ma io di là non scivola. Mi siamo 3 contro 2, se non ho contato male. Siamo 3 contro 2. Di là abbiamo un ingegnere 61. Allora, se abbiamo un 100, una novantina al medico. Parà? Abbiamo il novantina al medico e l'ingegnere che ha appena fatto dei gialli è pieno. Abbiamo questo qui a 61. Sì, forse a salute sono abbastanza in pareggio. C'è da dire che però l'apprendista di Jax non ha più TNT, e il medico, vero, può fare un 45, però... Al momento Fab dovrebbe forse focalizzarsi più sul... E io non sono d'accordo, però. Infatti stavo per far notare che Fab sta giustamente attaccando il medico, perché il medico vuole assolutamente evitare che Jax curi. Qui bella TNT di Fab, che proprio gli fa fare un bagnetto veloce nell'acqua velenata, che però è più di un problema per a 150 per Jax. Esatto, questo è il motivo per cui Fab si sta focalizzando sul medico così tanto. Questa cura non andrà in porto, naturalmente, non può fare. Rimane un attimino confuso. Sì, esatto. Dalla vita. Questa è la filosofia su cui deve continuare.
Sì, mi domando quante TNT abbia ancora fatto, perché quello potrebbe essere utile. Sapendo. Altro 45. E allora. Prendi anche un body block. L'ingegnere di questa. L'avevamo detto prima, l'avevamo detto. Sì, questa qua indirizza abbastanza. Da una direzione abbastanza forte. Da una direzione abbastanza netta la partita, sì. Sì. Fabio comunque ce l'ha fatto vedere che aveva una strategia, cioè quella di tenersi alla larga il più possibile. È stato anche aiutato dagli spawn, anche se oggettivamente con gli apprendisti a un certo punto devi anche scendere per fare danni, quindi. Vero, però quello che doveva fare l'ha fatto bene. Attenzione, qua voglio capire cosa fa Fabio. Fa un salto in testa. Ne fa due. Vuole provare a farglieli nel prossimo turno. Oppure no, va proprio. Giusto. Ok. Era 32 la. Però. Completamente sbagliato. Io pensavo avesse 20 e qualcosa in più. Sarebbe rimasto con la TNT adesso. Sì. Deve sperare di fare un colpo che prenda più di uno. È giusto. Peccato. Peccato. Giusta come idea, perché almeno non salti il turno. Però adesso è come se lo avesse saltato, perché ha fatto danni solo al suo. Questo è il concetto di base dietro al veleno. E anche qua è fuori, è out of TNT, quindi vedremo pennellate un po' da tutte le parti. Solo un 28. Quello doveva contare come un danno, però. Sì. Anche se Tenko credo che abbia solo un'altra shrine, quindi andrà per le lunghe late game, ma credo che si possa dire con una certa tranquillità che Fab ce l'ha in saccoccia. No, Jax, mira l'altro, no! Solo 9 al parà, anche un po' di più forse. Un 10, 19. Strano al parà, giusto, la cosa giusta qua di Jax che è body block. Esatto, si è una ottima situazione per fare body block. E Fab, secondo me, intelligentemente se ne frega altamente di lasciare i suoi due vicini, perché sa che lui può fare al massimo 30. A entrambi. Deve fare un 30 in modo intelligente, di modo che uno dei due rimanga un po' ribloccato su di sé. Esatto. Su di sé. Purtroppo qualcuno. Però deve anche essere il parà. Sì, esatto. Dovrebbe essere il parà, ma non riesce. Comunque, Fab non ha TNT, quindi insomma. Abbiamo detto che andrà per le lunghe questo. Andrà per le lunghe. Vediamo se invece Fab ci sorprende e ha imparato come si pennella. Potrebbe essere buono. Ed è molto buono. È un 70 buono. Se non ho visto male. Oddio, forse addirittura. Quanto era prima? Dovrebbe essere che aveva 97. Allora quindi sì. Dovrebbe essere un 70. Addirittura un 70. Fab sì. Ci sorprende con una pennellata d'autore. E questa è quella che definitivamente chiude la partita. Adesso Fab non deve fare altro che spararsi un bazooka in faccia mettendosi vicino a Tenko. E che, diciamo, detto in italiano, visto che insomma Tenko è quel nome lì, non fa sempre molto. Ma c'ha 27. Ok, giustamente vuole saltare due volte in faccia, però caccia un bazooka e sì, da qui. Dai. Ci sta un bazookhetto. No, ho capito. Fab vuole fare un po' quella che. Ah, sì, quella che tenta è la sua mock la move. La sua mossa. Il suo marchio di fabbrica, diciamo. E prenderà entrambi, te lo dico già però, prima questo, però. Però comunque, porta a casa la partita. Porta a casa la partita su lenti. No, questa cosa qui succede perché te premendo il bottone di mira puoi prendere effettivamente controllo dalla telecamera. Ah. Quando sono queste situazioni qua. E quindi. Ma in ogni caso, Fab la porta a casa andando da primo. Quindi questo va sottolineato perché è comunque un vantaggio. Un piccolo vantaggio considerevole. Vince con due maiali in vita. E adesso Jax avrà l'opportunità di rimontare andando per primo nella seconda gara, che è Hill Base, un'altra mappa che non capita spesso. Direi che comunque la tattica di rimanere sulle montagnole ha funzionato. Sì, direi che di sì. Anche aiutato dagli spawn. E di, secondo me anche dal momento in cui sono scese le casse. Però buona tattica quella di non praticamente lasciare nessuna cura al medico. Mi è piaciuta molto. Anche, vero. Partita molto lineare, abbastanza intelligente. Merita comunque la vittoria. Ci vediamo al round 2.
E bentornati alla seconda partita di questo scontro tra Fab de Zen e Jax. Abbiamo per voi una chicchina, ovvero una mappa beta, per chi non l'avesse mai vista ed è la prima volta che si collega a questa competizione. E sarà il base. Non possiamo darvi molte reference su quale sia la mappa, volete beccarvela così in live, sì, sul momento. È presente in una delle... in una o forse addirittura due delle mod di Pin, però insomma... Se non sapete, se non c'è contesto prima, godetevi questa mappa, diciamo, scavata un po' nella cronistoria delle montagne di questo gioco. Tornando a noi, invece, Fab ancora una volta si ripresenta con il duo Granatiere Medico. Stavolta preferisce il medico a Granatiere? No. Anche entrambe, anche la partita di prima, vero? Era partita con Granatiere? Esatto. Sì. L'unica differenza rispetto alla partita di prima è il terzo maiale, che adesso è un altro parà. Quarto maiale, perché il terzo maiale era parà prima. Ne sono abbastanza certo. Ah, ok, no, cambia completamente. Vabbè, comunque, c'è un parà in più. C'è un parà in più. La sostanza è quella. C'è un parà in più e un ingegnere in meno. Mentre, per quello che riguarda Jax, abbiamo parà in apertura. Interessante. Granatiere medico e ingegnere parà. Sostanzialmente stessa formazione con il parà in apertura. Altrimenti il quarto maiale, che era un parà nella formazione di Fab, è slittato in prima posizione facendo scalare tutti gli altri. E più o meno anche qui scelta dei maiali praticamente identica tra i due giocatori, semplicemente smistati in modo diverso. Sì, puoi far partire intanto. Yes. Farei notare che secondo me, quando i parà in particolare sono messi in questo modo un po' astruso, diciamo, cioè primo e quinto, secondo me vuol dire che ci deve fare qualcosa in turni specifici, magari giocando con le casse, perché qua in questa mappa ci sono parecchie casse da 50 che escono, che scendono giù a momenti diversi. Esatto, quindi questo mette anche un po' tutte le basi, tutti gli ingredienti per una partita un po' più lunga di quella che alla quale siamo abituati. No, sicuramente non ai livelli di Bridge the Gap, ma... Anche se secondo me questa mappa qui è abbastanza tra le più lunghe. Sì, è sicuramente... Specialmente a 30 secondi, adesso qua si gioca a 35 però. 45. Scusa, 45. Questi primi 15 secondi sono passati velocemente, ad essere sinceri. Ok. Non sembravano 45. Comunque, il gioco ci aiuta e fa iniziare subito Fab per primo, come dovrebbe essere nel nostro regolamento competitivo. Esatto. Cosa dalla quale mi ero completamente scordato. Sì, e vediamo che Jax si va già lì a posizionare dove una delle casse verrà giù, anche se manca... un bel po', dovrebbe essere qualcosa come quinto o sesto turno generale. E infatti io ho l'impressione che Fab avrà qualcosa da dire a quel parà che si è messo lì. Magari non con la baionetta. Sicuramente non con la baionetta, ma comunque. Invece forse guarda qui questi spawn, medico e granatiere, sono lì. Andrà... Quindi andrà subito a colpire il granatiere avversario? Sì, anche se questo body block... Beh, però perché? Entrambi i giocatori partono un medico, quindi potrebbe avere senso come cosa. In realtà il medico di Fab andrà al prossimo turno, cioè sarà in grado di bloccare quel medico, se lo vuole. E ci sta comunque fare danni al granatiere, che per la seconda volta è il primo obiettivo di Fab, che prende una bella scoppolona. Jax qua decide di prendere 60 danni al proprio medico, ma si libera dal granatiere. Questa interessante scelta da parte di Jax, sfortunato bisogna dire, con con la scivolata. Questa è oggettivamente difficile dire se è stata una buona idea, perché sì, ok, ha tolto di mezzo il granatiere e si è fatto 80 danni da solo. Purtroppo vuol dire che il medico di Jax è praticamente condannato, ma giocherà col granatiere ancora. Sì, e tra l'altro c'è un'altra cosa interessante, che avendo 60 non può subire più di due immobilizzatori. Vero, però
qui Fab sta qui già Fab pensando, in alternativa potrebbe già cominciare a pensare a tenersi a distanza per chiudere il medico, per chiudere la vita del medico quasi subito. Quando venga giù questa cassa, ecco, infatti questo è il turno dove Fab se ne dovrebbe occupare di quello lì, di ninja, perché altrimenti Fab, Jax se la prende. E sì, secondo me Jax sta scommettendo sul fatto che Fab se lo sia dimenticato. Ma probabilmente ha impostato la partita così, nel senso mi piazzo lì e vado e prendo la cassa che scende, poi sta al mio avversario a trovare un modo per impedirmi. Effettivamente l'ho pensato da subito che fosse una mossa strana farlo, mettersi lì già al primo turno, però ci poteva stare come mossa, adesso però arriverà un bazooka doppio anche lì. Aio. Però Fab non è in una buona posizione per prendere la cassa della vita. Ecco, potrebbe... io quella posizione precisa, per esempio, non la conosco. Potrebbe non... è 38 preciso, poi. 38 preciso va? E prende anche un pochino di danno extra. Ha un 6? 9? Vabbè, al dai. Al contrario. Adesso preso solo al contrario, ci sta. Esatto. E dunque, la prima cassa scende al quinto turno del secondo giocatore, se non ricordo male. Ah, ok, quindi molto più tardi di quello che pensavo io. Finito, se non ricordo male, quando giocano gli ultimi due maiali o finito proprio un ciclo completo di tutti i cinque maiali di entrambe le squadre. Io per esempio qua non sarei sceso con questo apprendista, sarei rimasto su, perché poi comunque doveva farsi una bella scarpinata l'apprendista celeste per andare a colpire qualcuno. Vero che in 45 secondi ci riusciva lo stesso, però però forse dopo va a colpire, no, effettivamente, perché dopo, se fai il giro, facendo tutto il giro, si ritroverebbe nella zona, diciamo, più calda, dove sono appena morti i granatieri delle due formazioni. Quindi probabilmente dargli subito un target lì vuol dire che lascia stare il resto dell'azione. Però ok, allo stesso tempo non è molto rilevante. Il medico praticamente è morto e il granatiere giallo è andato. Sì, il granatiere azzurro è andato. Fab che sta cercando di buttare giù questo parà. 43. Sì. Fa in tempo? Difficile riuscire. Oh madonna. No. Le texture qua ci... Un pochino oltre è andato con quel salto. Le texture ci tradiscono un pochino, però. Sì. 42. Prende il 40 e quindi probabilmente quei due saltini in più saranno fatti da qualcun altro. In un altro turno, sì. A meno che non tocca proprio lui. Ah, no. Tocca all'altro parà. Però Jax ha i due parà di fila, quinto e primo, quindi dopo di lui sarà il turno del parà con due. Con due, sì. E attenzione, qui Jax si può portare a casa la cassa. Al momento se diventa, se la gioca bene. Questa cassa da 50 diventa fondamentale. E infatti, con un piccolo hug spike, giustamente dovuto all'importanza del turno. Ok, decide di tirare su. È fortunato con le scivolate, potrebbe anche... No, ok. Non riesce a prenderli tutte e due. Deve andare un pochino più avanti se vuole trovare il punto in cui a terra la cassa. Qui rischia di non dici prenderla. Dici che è sbagliato? Sì, dove inizia a scendere, diciamo. Un quadrato prima della fine, vedi dove c'è. Deve andare proprio di un quadratone in avanti. Forse. Perché il problema è che... Allora, io non ho mai giocato in competitivo una partita ufficiale questa mappa. Io l'ho non fatta. È mai capitata. Io l'ho fatta, purtroppo... Ok, dovrebbe essere al prossimo turno scende. Vediamo se Fab. Ok, no. Deve farsi poteva essere un bait. Poteva essere un bait quel Zapper. Sì, infatti quello su cui stavo ragionando prima. Forse col segno di poi non ne voleva la pena. Però tanto voleva provarci. E dovrà fare un po' di un giro. Sicuramente con 30 secondi. Questo turno qua non si sarebbe problema, potuto adesso, fare. Il problema è come fai a posizionarti nel posto giusto e con l'ingegnere andare a prendere la cassa. Comunque la abbandoni al tuo avversario la cassa se metti la TNT. E il prossimo turno sarà della parà che ha 2. Che ha 2, c'hai jetpack, potrebbe raggiungere e tornare a 52. Non da poco questa cosa. Se ne ha ancora uno, sì. Sinceramente non lo ricordo. Mi sembra che fosse il parà di Fab che ha martellato il parà giallo. Uff, e non solo scenderà questo, non scenderà solo questo, ma anche la cassa bianca, la cassa di Avetta qui nell'angolo che viene inquadrata. Sì. E diciamo che esclusa quella lì, che sulla quale abbiamo visto i due giocatori battersi per un po', le altre sono tutte quante
si possono raccogliere soltanto con un jetpack. Ancora un lag spike. Sì. Secondo me è dovuto anche al fatto che ha fatto un movimento molto veloce con la camera lì. Si prende tutto il tempo che ha per fare questo jetpack bene. Ottimo. Avevi ragione, mi sa che è un po' più avanti. Questo, come 50, si sono messi. Questo 50 è fondamentale in questo momento. Sì. Adesso però devi fare qualcosa. Addirittura andare a prendere l'altra, che non è male. Recuperi sì, 100. Non è male come idea. Non fai niente, però recuperi 100. Però attenzione, qui non deve sbagliare. Perché qua sì. Non atterrare sulla cassa. Ha tirato un po' prima, deve muoversi in avanti. Deve muoversi in avanti. In questo momento non atterrare esattamente sulla cassa. Praticamente offri al tuo avversario una possibilità di darti 20 danni. Ok, no, ok. Vede l'ombra, quindi la porterà a casa. E però torna a 102. Nessun jetpack, quindi praticamente è rimasto come un bombardiere depotenziato al momento, ma comunque è un maiale che passa da 2 a 102 e praticamente... Mamma mia, io ho avuto un lag spike enorme, ma credo che sia dal lato mio, quindi... Sì, perché Fab l'ho visto abbastanza convinto, comunque, quindi... Sì, allora, probabile. C'è questa fila, okay. C'è questa fila da 3 di maiale azzurri che è stati lì, la minimappa... In qualche modo l'aiuta, perché questa acqua congelata più o meno offre mimetizzazione, sì. Ma purtroppo. Intanto c'è stata una notifica sul cellulare di Fab. Scusa, di no, sul mio, di Angelo. Sì, volevo dire soltanto il Parà che si è portato da 2 a 102. È vero, non ha fatto danni, ma di fatto se tu recuperi salute è matematicamente la stessa cosa. Sì, cioè. Invece di fare 100 danni, se ne recuperati 100 e... Più che altro è giusta come mossa, perché avendo anche Fab due Parà, sicuramente ci sarebbe andato lui, se non l'avesse fatto subito adesso. Fab decide di tenersi il jetpack. Di praticamente utilizzare il turno qui. Come avevamo detto, il medico di Jax non ha fatto un turno, ha subito solo due tranquillanti, mm-hmm. E quindi il medico di Fab ne ha ancora uno. Esatto, adesso è il momento di prendere a martellate il genetico di Fab, perché... Guarda, su questo non ne sono proprio convintissimo, probabilmente sarebbe meglio attaccare a mani basse gli altri, perché ok, un tranquillante a questo punto secondo me cambia poco. Dici, però un altro turno saltato fa una bella differenza, Sì, però conoscendo Fab, secondo me quel tranquillante lo va a usare su questo maiale qua che sta muovendo adesso, cioè l'ingegnere, e l'ingegnere un turno in meno vuol dire meno armi buone usate che ha. Quindi non lo so. Non lo so, io vabbè, cioè, tu sicuramente hai un posizionamento sul ranking più alto del mio, quindi probabilmente la tua è una visione più corretta. Questo secondo me mia. È dovuto solo al fatto che tu hai giocato gran parte della prima league con... Beh, anche tu hai giocato gran parte della prima league, quindi con poca, diciamo, con poca esperienza e con parecchio lag, secondo me. vabbè, adesso non andiamo a snocciolare troppi dettagli. Comunque io sarei io diciamo in che in questa caso diciamo qua, che il più in questo caso qua io sarei dalla filosofia del prendere a pugni il medico quanto più possibile. Sì. Diciamo che secondo me l'unica pecca del ranking è la tua posizione, che secondo me non racconta il giocatore. Tranquillo, io poi farò una epica scalata prossima dopo l'estate. Quindi... Voglio dire, ti sei anche qualificato ai playoff l'anno scorso della sì, principale. Sì, un po' come dire, un po'... così, all'ultimo secondo, proprio... Sì, però... Scartavetrando come... proprio gli ultimi punti possibili, però effettivamente sì, un buon achievement. Ora la domanda è, questo Paradigm Jax ce l'ha ancora un jetpack? No. Può ha andare usato... a prendere... No, anzi, lui forse uno non ce l'ha, perché è l'altro Paradigm Jax che ne ha usati due, quindi lui penso che uno dovrebbe averlo. Sì. Quindi vediamo proprio anche un due addirittura. Molto bene, Jax qua ha ripescato 150 punti vita dei 200 disponibili. Sì, l'altro 50 l'ha preso il Parà di Fab, che abbiamo visto andare a 180, che comunque è un qualcosa anche di psicologico, perché vedere un maiale nemico che ha tutta quella salute è abbastanza fastidioso. Esatto, poi quando lo vedi a 180, 3 punti scalati dalla patente. Sì. Questo è un bazooka abbastanza importante, deve fare un bel danno Jax, e non è un colpo facile sia per la distanza che per la posizione dei nemici, che sono abbastanza arroccati.
Purtroppo no. E infatti la spara in mezzo. Altro turno purtroppo perso. Solo più 50 sul tabellino. Sì, c'è un importante però... vantaggio di salute dal punto di vista da parte di Fab adesso. Allora, adesso mettiamo che Jax adesso si, come dire, gli viene dato un bel buff al morale e comincia a comunque colpire tutti i colpi bene. Fab ha due ingegneri e i parà sono tutti sull'altopiano, chiamiamolo così. Potrebbe essere un po' un reverse della situazione della prima della partita precedente, questo. Potrebbe, sì, potrebbe, perché come vedi già infatti Fab sta optando per un qualcosa che non si usa spesso. Qui secondo me fa un cambio all'ultimo minuto giusto, perché... indeciso fino all'ultimo secondo. Ci arriva ed è sì. giusto. Ed ha dimostrato anche di saperla usare. È buono. Ah, un pelo prima. E quello almeno è corto, ma soprattutto secondo me lo butta giù, che era l'obiettivo principale. Esatto. Adesso Ninja rimarrà qua? Credo di no, perché senza jetpack. Insomma. Esatto, però abbiamo visto anche che i colpi sono difficili da qua, quindi... Lo so, però sei senza jetpack, io non vedo un motivo per cui tu debba scendere, sinceramente. A meno che non prendi a pugni. Per dare botte meglio, secondo me. No, se prendi a punti, se prendi a pugni il medico, va bene. Se vai a prendere a colpire il medico, va bene, sennò... Eh sì, l'altro è bloccato, c'è cioè un body block lì del para. C'è sempre il para, per forza deve andare dal medico. C'è sempre un altro para da colpire, però... Anche qui... Anche qui adesso... Io sono un po' della filosofia del... Se ti senti indietro, prova qualcosa di stupido, di crazy per portarla a casa. Il problema qual è? Che il para non è proprio il tipo che si presta a fare cose pazze. C'ha la mitraglietta. Come arme. C'ha la mitraglietta, là c'era un fine del... Cioè, lì c'era una mitraglietta. Oh. Lui c'aveva una mitraglietta. Là c'era un confine del mondo. Provaci. No, non credo sia proprio possibile farlo da lì. Ora dedicherò giorno e notte a dimostrarti che era possibile. Vediamo un po' Fab, che secondo me deve immobilizzare lui, esatto. Giustamente. Guarda, te la dico... Cambio un po' di blocco. Ti dico questa. Ti dico questa. Sfortunato che c'era il suo maiale lui qui, altrimenti probabilmente sarebbe scivolato fino a fare un... fino ad andare vicino all'altro paragiallo. E lì erano dolori per Jax. Ma non capisco perché Fab non usa i due jetpack. Forse giuro sentito. Che non mi sente. Giuro che non mi sente. Vi assicuriamo che i giocatori non sentono il commento durante la partita. Esatto. Perché il timing era abbastanza sospetto lì. Abbiamo preso tutte le precauzioni possibili per... Io in questo momento sono tipo leggermente piegato verso destra e ti sento solo da un orecchio per evitare questa cosa. Casualmente anche io ti sento solo da un orecchio perché ho le cuffie messe a metà. Ancora una qui volta... abbiamo visto un 11 che francamente non ce ne saremmo accorti mai senza quella telecamera impazzita. Quindi un doppio colpo sostanzialmente sul... Adesso Jax deve fare... la squadra di Jax. Spero faccia quello che sto pensando, ovvero tornare su e sganciare e colpire, il razzo. Sì. Beh sì, è la cosa più sensata da fare. Credo sia un 20 pieno questo. E poi prova il colpo, giustamente. Non lo sapremo mai di preciso. Magari sì, sì, lo sapremo perché aveva 100. Ah, ok, 19 allora. 19 comunque. È corto! È corto, fa 16. Ok. Non tantissimo. L'importante è che non si faceva dei danni da solo, poverino, sì. Perché... Eh sì, lì era abbastanza... Anche se comunque vedo Fab in netto vantaggio con questo John Boy, Mega John Boy con 180 lì. Big John Boy. Big Boy. Big boy. Wide Boy. No, dai! E anche Fab però non perfettissimo col bazooka, porta a casa solo un 14. Jax adesso se ha qualche jetpack purtroppo sono finito. No. Stavo per dire se ha qualche jetpack è ora di usarlo, però. Sì, Jax deve soltanto pensare a fare 40 con i suoi bazooka adesso. Sì, e magari a fare belle cose con il suo ingegnere. Adesso però il medico non va più colpito secondo me. Togli sempre quella capacità di fare cure. Questo è vero, però i due di Fab che potrebbero essere... Due dei tre che potrebbero essere quadri sono molto lontani. Addirittura uno non raggiungibile e a 180.
Vabbè, quello non ha bisogno di cure. Sì. Anche se va detto che... Qui Fab decide di lasciar perdere... Di avvicinarsi. Decide di lasciar perdere il parà sulla collina e... di... Mossa giusta, uno, per quello che dicevi tu, cioè che lui si avvicina e quindi può essere curato. Oh, e due, giusto, perché comunque stava sprecando tempo con un maiale che... Credo che Jax dovrà far venire giù di sua volontà per poterlo rendere utile. Qui Fab ancora una volta decisamente attento a dove piazza i suoi maiali. Sono tutti abbastanza vicini, sì. Perché abbastanza, e quasi troppo. Quell'ingegnere lì è un po' preoccupante, infatti, sì. Ha molto più senso andare qui e... Attenzione, cambia idea all'ultimo secondo e mette una TNT. Allo penso scadere. Sull'ultimo frame disponibile. Praticamente sì, sarà un 40. 35 secondo me. 38. Sufficiente per togliere il parà di mezzo. Sì. Non avevano jetpack, quindi alla fine sì, si fa anche qualche danno da solo. Adesso questo signore qua è ora deve fare qualcosa. Lavoro. Deve fare solo lavoro. È sostanzialmente l'ultima chance di Jax di rientrare in questa partita. Con una pennellata d'autore. Io farei sinceramente, io a questo punto proverei la shrapnel sul parà. Purtroppo Jax abbiamo visto che non è proprio super confidente con le sue shrapnel, purtroppo. Non credo che ci sia abbastanza range per prendere tutte e due con quella TNT. Infatti qui mi sembra che stia cercando di pensare al modo per uccidere il medico e fare qualche danno con la morte del medico. Eh sì, però per un 24 l'ultima TNT della partita è un po' sprecata. Ancora una volta, sì. Il medico... di Fab viene ammazzato dall'ultima TNT dell'ultimo apprendista di Jax. Se poteva avere un po' più senso nella prima partita, intanto la telecamera va impazzita. Però un 20 perfetto. Sì, quello va detto. Se poteva avere più senso nella prima partita, adesso ce ne ha sicuramente di meno. Piano piano questa partita sta andando verso una fine, diciamo. Sì. Siamo decisamente a... Diciamo, Fab ha un piede e mezzo nei playoff. Sì, è un, diciamo, sicuramente queste sono le battute conclusive di questo incontro. Può ancora prendere uno shift da una parte o dall'altra, per quanto mi riguarda. Però, sì. Attenzione, c'è ancora un jetpack che aveva risparmiato. Più che altro prima. Mi riferivo al fatto che anche perdendo Fab ha una buona. Ha un buon punteggio. E qui caccia un bel 20, però avrà tempo per fare qualcosa una volta atterrato? Siamo lì. 4 secondi per fare qualcosa. 4 secondi. 3, 2. Lo caccia e lo fa, secondo me. È corto però. Purtroppo si fa prendere dalla fretta. Allora, questa è un'altra cosa che secondo me succede molto spesso, ma può essere facilmente corretta. Ovvero, quando si tira qualcosa all'ultimo secondo, si tende a lasciarlo troppo presto, senza un reale motivo, perché ormai il turno è andato quando tu hai cominciato a premere. È un po' un panico psicologico, diciamo. Esatto, bisogna darci con sangue freddo su quel pulsante. Intanto porte vengono sbattute. Eh sì. Urlando. Troppo... No, quello no, fortunatamente. Catch the reference. Vabbè, questo potrai tagliarlo dall'audio che ti manderò. Nah. A parte che... No. Forse allora terrò, diciamo, non so, un rumore di porta cartunesco. Sarebbe bello. Intanto qui vediamo questo bazooka di Jax, abbastanza lungo, però ci stava come idea, perché sinceramente tirare là sopra con il bazooka a 45 gradi è un po' difficile. Secondo me ci arrivavi, però... Ad arrivarci ci arriva, sì. Vediamo se Fab porta a casa la kill. Buono, secondo me. No. Di uno, incredibile. Sembrava molto più lontano, devo dire la verità. Non avrei mai previsto che... A me sembrava un 40 pieno, però effettivamente è venuto fuori in 37. Però adesso... sostanzialmente è un maiale morto comunque, perché sappiamo bene che un salto in testa si fa abbastanza facilmente. Allora, se Jax ci sentirà in post, riguarderà questa partita, gli consiglio di vedere la masterclass di Pinstripe sulle shrapnel. Un po' sta proprio letteralmente corto questo colpo che... Purtroppo. Sì, credo la direzione anche fosse sbagliata. Più no, che la più o meno stava guardando la spalla, quindi ci stava come direzionamento. L'ho visto un po' più a destra io. Però non è così rilevante. Attenzione però, perché questa è interessante come situazione. Fab, abbiamo detto che il maiale A1 era sostanzialmente un maiale morto, ma con questo signore qua che ha 24 non sono proprio sicurissimo.
riuscirà a fare qualcos'altro oltre a saltino in testa. Ma secondo me a questo punto ha senso fare solo quello, cioè ammazzare soltanto il pana con uno. Tanto sei in vantaggio, non c'è motivo di rischiare cose inutili. Esatto. Si piazza in tiposo sopra le scarpe del suo del medico della sua squadra. Quindi adesso siamo 1 contro 3, ma uno che ha solo 119 non ha TNT ed è contro un 24, un 180 e non so quanto ha l'altro para di Fab, ma non poco. Allora, qui è giusto pensare a chi andrà dopo, e quello che va dopo è il para, quindi dall'altra parte della mappa. Hai ragione, lo shotgun, hai ragione. Ci sta in questo caso. No, qua secondo me la mossa giusta era mettersi di fianco a lui e sparare col lanciagranate a quello su da 180. Questo 180 lo devi prendere dopo. Fa un 360 intanto. Così, for sì, the lulz. 360 no scope. 360 no scope. For the lulz. Non ci avevo fatto caso. Però tu, mettendo di fianco al 24, cosa avresti fatto? Avresti fatto in modo che Fab adesso non poteva tirare questo bazooka. O lo tirava lo stesso. O lo tirava lo stesso, ma comunque faceva dei danni al suo. Non fa nessuna delle due cose. No, non comprendo perché Fab non scenda e vada close in perché personal. Perché ha di fianco l'apprendista celeste che ha solo 24, quindi l'avrebbe ammazzato se avesse colpito. Ah, è rimasto solo questo ingegnere qua di l'ingegnere di celeste che ha appena fatto fuori col 360. No, ma ho detto, io non ho capito la mossa di Fab, che perché non è sceso per andare a prendere il suo avversario. Qui... Non avevo capito io, allora. Ci siamo. Un po' di misunderstanding ci può stare, dai. Lanciamo due parole in qua, inglese. Vorrei sottolineare corto. Che... Sì, è corto, ma soprattutto che Fab adesso lo prende per sfinimento a Jax. Perché, giustamente, cosa fai tu quando sei in svantaggio? Vai a body bloccare. Guarda dove sono i due parati Fab. Anche quello è vero. E quindi adesso Fab non ha nessuna intenzione di scendere con nessuno dei due, può semplicemente tirare bazooka finché non lo butta giù. È un bel mi sembra che funzioni qua. Abbastanza bene. Mamma mia. E letteralmente lo prende per sfinimento, e infatti l'obiettivo di Jax deve essere buttare giù quello lì. Questo ha potenziale per essere buono! 54. Sì, 54. 50 più il 4 di tra virgolette fall damage, che in realtà era collision damage. Ehi, è stato sparato contro. Ho fatto l'amore con la montagna damage. E dai. Non sono stato offensivo, dai. No, assolutamente. Sono stato molto family friendly in questo commento. Sì. Almeno Jax si dà la soddisfazione molto probabilmente di chiudere la partita 1 contro 1. Che comunque per il punteggio dei maiali è importante. Però mi sento di dire con una certa tranquillità che Fab ha vinto il gruppo A con 12 punti. Va a punteggio pieno. Sì. Punteggio che per il momento però non basta per ottenere le semifinali dirette, perché ricordiamo, le semifinali dirette vanno soltanto ai due migliori vincitori del gruppo e Fab in questo momento è in svantaggio di un round perso in più. Ha vinto 2-1 contro Bogus e Crypto, mentre i due vincitori degli altri gruppi, cioè Revan e per il momento Candyman, hanno perso soltanto un round contro i due di Fab. Però Candyman deve ancora giocare l'ultima partita, esatto, quindi questo potrebbe cambiare. Anche se va detto, Candyman ha un in caso di parità di round si va a differenza maiali e Candyman ha una differenza maiali molto 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 alta, quindi sostanzialmente Fab, per farla breve, deve sperare che Candyman non vinca per andare direttamente alle semifinali. Te pensa che cavolata. Comunque fai tutto il gruppo, lo vinci tutto e ciò nonostante devi fare anche un turno preliminare in più. Eh sì, però 14 diciamo dovrebbe che... essere sufficiente per chiudere questa partita definitivamente. Sì. Fab de Zen vince il derby italiano dei cadetti e vince il gruppo A, e questa volta nella sfida commentata in italiano tra celeste e giallo ha vinto il celeste. Yeah. Go celeste.
la compagnia dei Celestini. Ed è qui, ed è così che creiamo dei sottogruppi nel sottogruppo. Sì, tra l'altro voglio vedere come la traduco questa, i sottotitoli. Goditi questi, non sarà stata una quarantina dei minuti? Sono state due partite abbastanza lunghe, sì. Secondo me un tre quarti d'ora, un tre quarti d'ora abbondante per entrambe le partite, direi. Secondo me Fab ha fatto vedere un po' di più l'esperienza, secondo me è cresciuto tantissimo dall'inizio di questa Grand League, soprattutto secondo me dal punto di vista strategico. Strategico, esatto, anche mentale, ma soprattutto strategico. Infatti anche in questa partita qua un po' la differenza l'ha fatta il body lock sul medico, che ha costretto un po' Jax a fare la mossa. Abbiamo visto però che Jax le basi ce le ha. Sì, infatti promette bene come giocatore. Sono, anzi, mi sento di dire che non è scontato che uno che ha soltanto, tra virgolette, soltanto visto le partite della Hogs of War League giochi già così. Sicuramente è un giocatore che ha buone basi di comprensione, deve un po', come dire, fare esperienza, che anche lui... Sì, esatto, esatto. E avrà l'occasione perché deve ancora giocare due partite. Contro Bogus, quindi... che sarà, diciamo, la partita di chiusura della regular season. E probabilmente decisiva, e poi quella con Owen Glove, che dovrebbe arrivare a giorni. E niente, io la concluderei qui, questo commento, grazie per averci assistito, e... grazie per averci accompagnato in questa partita o avventura tutta italiana. Da Axby 94 e a DB 95 è tutto, e ci vediamo alla prossima. Dai, è bello.